Abbiamo visto quelli che sono i compiti dei lavoratori e i loro diritti. In particolare, il principale compito del lavoratore è quello di curare la propria sicurezza e salute, preoccupandosi anche di quella degli altri in relazione a quelli che sono appunto gli effetti che possono ricadere sugli altri delle proprie azioni, ovvero delle proprie omissioni. E il tutto deve avvenire in relazione a quelli che sono i mezzi che il lavoratore utilizza ed inoltre anche alla formazione che ha ricevuto. Poi sono previsti dalla normativa ulteriori compiti, tra i quali quelli di osservare le disposizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, quella di usare correttamente le attrezzature di lavoro, segnalare qualora vi siano dei problemi riguardanti i mezzi utilizzati o i dispositivi. Devono inoltre sottoporsi ai controlli sanitari ed adempiere a quelli che sono contribuire all'adempimento degli obblighi sanitari. In caso di pericolo grave ed immediato, hanno il diritto di abbandonare il posto di lavoro, hanno il diritto a non subire pregiudizio se svolgono delle azioni atte a limitare le conseguenze del pericolo. Hanno il diritto, qualora insorga una patologia correlata all'attività che svolgevano, hanno il diritto ad essere ricollocati in azienda, mantenendo lo stesso trattamento economico. Veniamo a questo punto a un'altra figura prevista, dalle normative sulla sicurezza, e in particolare al rappresentante dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori, all'articolo 9, quindi la legge 300 del 1970, prevede che i lavoratori abbiano, mediante un loro uno o più rappresentanti, hanno il diritto di controllare su quella che è l'applicazione, in primo luogo da parte del datore di lavoro, delle misure di prevenzione e della sicurezza, nonché hanno il diritto di promuovere delle misure proprio per la tutela della loro salute. E quindi è stata introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, detto in breve RLS. Questa figura è eletta o designata per rappresentare appunto i lavoratori con riferimento alle problematiche di salute e sicurezza in ambiente di lavoro. L'elezione o la designazione di questi avviene nel seguente modo. Nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori viene eletto o designato tra le rappresentanze sindacali in azienda o, qualora manchino, viene appunto eletto o designato tra i lavoratori stessi. Nel caso invece di aziende fino a 15 dipendenti, il RLS viene eletto dai lavoratori al loro interno e in generale può essere scelto anche un rappresentante territoriale specifico. Vi è un'incompatibilità, il rappresentante dei lavoratori la figura dei rappresentanti dei lavoratori è incompatibile con un'altra figura che invece è il responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione, che vedremo nello specifico successivamente. Questo rappresentante può essere uno o più di uno. In particolare, nelle aziende fino a 200 dipendenti è necessario un rappresentante, quindi il numero di rappresentanti è uno. Nelle aziende invece da 201 a 1000 dipendenti, il numero minimo di rappresentanti è pari a 3. Infine, per le aziende con più di 1000 dipendenti, il
il numero minimo di rappresentanti è pari a 6. Un'ulteriore figura è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Questo rappresentante opera in quelle aziende, unità produttive del territorio o che fanno parte di un comparto specifico e appunto viene nominato un rappresentante territoriale qualora non sia avvenuta l'elezione o la designazione di un rappresentante appunto nell'azienda. Il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo invece è quella figura che è individuata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire una maggiore rappresentanza in alcuni contesti produttivi particolari e in particolare quando sono presenti più aziende o cantieri. La tutela dei rappresentanti viene assicurata dalla normativa e in particolare i rappresentanti non possono subire pregiudizio per quella che è l'attività che loro vanno a svolgere e sono tutelati allo stesso modo delle rappresentanze sindacali e quindi non sono possibili verso di loro delle sanzioni penali o amministrative. Vediamo a questo punto quali sono le attribuzioni del rappresentante. In particolare, il rappresentante dei lavoratori deve avere accesso ai luoghi di lavoro, in quanto appunto deve vigilare su quelle che sono le prescrizioni in tema di sicurezza, deve essere consultato preventivamente riguardante quando vi siano delle decisioni che riguardano la valutazione dei rischi. Deve essere consultato per la nomina inoltre degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente e deve essere consultato inoltre anche per ciò che attiene alla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza. Deve essere informato e documentato in merito alla valutazione dei rischi e delle rispettive misure che vengono intraprese, deve avere delle informazioni sui servizi di vigilanza. Il rappresentante inoltre deve essere addirittura a ricevere un'adeguata formazione su quelli che sono i compiti che deve andare a svolgere. Deve promuovere ed attuare le misure di prevenzione, deve formulare delle osservazioni. Il rappresentante dei lavoratori, inoltre, ha diritto a partecipare alla riunione periodica sulla prevenzione, ha diritto di formulare delle proposte in merito di prevenzione, e inoltre, ha diritto di informare il responsabile dell'azienda su quelli che sono i rischi connessi all'attività lavorativa, nonché di riferire, le informazioni riguardanti la sicurezza alle autorità competenti. Tra gli obblighi del rappresentante dei lavoratori vi è quello di informare il datore di lavoro con riferimento a tutti quelli che sono i rischi rilevati e all'obbligo inoltre di mantenere segreto su quello che è l'attività produttiva specifica.